tempi duri per i dipendenti pubblici che fanno troppe assenze. Il ministro della funzione pubblica Brunetta ha firmato la circolare che fornisce indicazioni circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti. Le amministrazioni dovranno inoltrare obbligatoriamente la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno. La visita si potrà effettuare dalle 8 alle 20 con una pausa dalle 13 alle 14, compresi i giorni festivi. Il terzo evento di malattia nell'anno solare e le assenze superiori a 10 giorni debbono essere giustificati con la presentazione all'amministrazione di un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del sistema sanitario nazionale. Se la malattia si protrae per un periodo superiore ai 10 giorni continuativi, al dipendente sarà corrisposto solo lo stipendio base senza altre indennità o emolumenti, ma solo per quel che riguarda i primi 10 giorni. Il relativo taglio in busta paga corrisponde in pratica al 25-30% dell'importo totale della busta. I dipendenti della pubblica amministrazione che saranno beccati a svolgere un secondo lavoro in nero potranno essere licenziati. Si punterà molto sul contrasto all'evasione fiscale, interessando per i relativi controlli anche la Guardia di Finanza.